Benvenuti, oggi mi trovo ad Epcot, Experimental Prototype City of Tomorrow, studiata da Walt Disney in persona come effettivamente città del futuro, che poi però dopo la sua morte è stata trasformata in un parco divertimenti come gli altri, ma la sua idea era quella di creare una città autosufficiente con tutti i servizi all'interno e con un'idea... I progetti sono veramente folli, ci sarebbe da aprire solo un capitolo su questo rispetto a quante cose ci sono da dire. Se vi siete persi il documentario su Disney Plus dell'Imagineering, parlano anche di Epcot ed è veramente affascinante, quindi andatevelo a recuperare. Nel frattempo qua c'è la monorotaia, mi dirigo verso i controlli di sicurezza e poi entriamo nel parco che apre tra un quarto d'ora circa. Come al solito non mi sono fatto troppi spoiler, anche se un po' di attrazioni ovviamente le conosco già. E vediamo. Per chi non fosse super pratico, Epcot è un altro dei parchi di Walt Disney ovviamente. E tra l'altro su cui ha lavorato anche il buon Claudio Mazzoli, colui che poi ha lavorato tanti anni a Gardaland e ha dato una mano a costruire e a rendere Gardaland quello che è oggi. Se avete visto il mio documentario, link qua in alto, sapete già. E all'interno di Spaceship Earth, che è la sfera gigantesca, la sfera gigante, c'è anche un affresco, un dipinto insomma di Claudio. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Come sempre fanno entrare mezz'ora prima i guest dell'hotel, almeno in questo periodo tutti i parchi mezz'ora prima hanno l'ingresso degli hotel e li stanno facendo entrare di qua. Io invece non ho l'accesso agli hotel, quindi entrerò come comuni mortali. Tra l'altro dovete sapere che Epcot al momento è in fase di ristrutturazione. Tra tutti i parchi che ci sono qua è quello su cui stanno lavorando di più al momento per aprire novità e risistemarlo, e quindi è un pochino sotto cantiere al momento, però i nuovi progetti sembrano veramente incredibili, quindi vedremo cosa ne uscirà. E hanno ufficialmente aperto, che bella che è Spaceship Earth. Però io, vedete, ci sono tutti i cantieri, stanno preparando. Vi metto magari una foto del progetto di come dovrà essere poi questo ingresso di Epcot e come cambierà, però è super sotto lavori. Infatti tra tutti i parchi dovrebbe essere quello meno incasinato, in teoria. Comunque al di là di questo, io voglio andare a fare Frozen Ever After. Numero uno perché mi ispira molto, secondo me è una bella attrazione, avevo visto alcuni video e hanno degli animatronics incredibili, ma è una di quelle che hanno più coda al momento e quindi se me la tolgo subito al mattino magari poi posso andare a fare altro. Capiamo, oggi dovrebbe essere abbastanza tranquilla comunque come giornata. Le ultime parole famose. Qua passa la monorotaia, vediamo dove arrivo. Lavori. Colonne sonore mi gasano già un sacco. Bello Epcot, bravi. Frozen comunque sta nella zona Norway, Norvegia, quindi io mi dirigo là, dove diamine devo andare però. Questa è la prima volta che vedo il lago di World Showcase, perché Epcot è costruito attorno a questo lago appunto. E attorno a questo lago ci sono tutte le mostre del mondo World Showcase. Questi sono i progetti per il futuro di Epcot, credo. The magic of possibility awaits. Ok, dopo veniamo. Comunque dicevo che Epcot è suddiviso in padiglioni e ogni padiglione è dedicato a un paese diverso. C'è anche quello dell'Italia e io ora mi sto dirigendo a quello della Norvegia, dove c'è Frozen. Questo è il lago centrale e qua faranno lo show finale, che è uno show esclusivo per i 50 anni, appena cambiato. Mi dicono non essere bellissimo e che non si vede da tutti i punti del lago. In effetti la struttura è lì, potevano metterla un po' più indietro, ma vedremo dopo come sarà. Sono molto curioso anche di vedermi e godermi il parco, perché ha un sacco di punti a livello estetico molto belli. Tipo questo è il padiglione del Messico, però noi continuiamo ad andare verso Frozen. Anche perché adesso la gente si stava ammassando su Test Track, che sono all'inizio. Magari qua c'è meno gente. Bello, sembra di essere di nuovo in Messico. Sull'altro canale, Ephraim's Tube, il mio canale principale, vi sto raccontando questo viaggio negli Stati Uniti, oltre ai parchi ovviamente. E sono stato in Messico 2 settimane, adesso mi sposterò a New York. Quindi insomma, se vi interessano altri video in giro per il mondo, c'è l'altro canale. In realtà è la mia vita l'altro canale, non è un canale travel. Ma questa è un'altra storia. Ok, gente ce n'è comunque qua, come immaginavo. Che figata sta cosa del lago in mezzo. Quell'isoletta? Bellissima. Questa dovrebbe essere la Norvegia e quella la coda per Frozen, immagino. Frozen Ever After, 65 minuti. Va bene, let's do it. Non so se mi diminuirà o cosa farà durante il giorno, ma chi se ne frega a sto punto, facciamolo. Cioè per un'oretta di coda è accettabile. Comunque è costruita super bene, sembra davvero di essere in Norvegia. Cioè se guardi solo questa parte qua è super caratteristico. La cascata, il castello. E qua siamo all'interno della coda di Frozen Ever After. Ma devo dire che non è tematizzato a tema Frozen. Credo sia la stessa tematizzazione che c'era tipo già prima. Non lo so, sono confuso. È molto bello dentro, ma non capisco su che base hanno lavorato. C'è da dire che è stato costruito, l'attrazione è stata costruita a padiglione già formato, quindi l'hanno inserita qua dentro perché funzionava. Però vedremo. E queste sono le barche. Sono curioso. Sono bagnate. Ci si bagna? Jack, ci si bagna?
on the dough and play. Elsa would think it was awesome fun. She'd make everyone a snowy summer day. Then, on our safe to sister, I'm selfish after all. Stupenda. Ok, non vi spoilerò altro. Appena uscito da Frozen, veramente una bellissima dark ride. Water dark ride, boat ride, insomma, chiamatela come vi pare. Affascinante perché vai sia in avanti che a un certo punto all'indietro ed è perfettamente sensato rispetto a quello che ti vogliono far vivere, no? C'è Elsa che canta a un certo punto, Let It Go, e la telecamera va all'indietro e tu vai all'indietro effettivamente con la barca, quindi gira un paio di volte e c'è una leggerissima discesina all'indietro e un'altra discesa in avanti, però nulla di intenso, ecco. Per quanto se il mio amico Jack mi chiedesse se ci si bagna su questa attrazione, gli direi sì. Su Frozen ci si bagna. Ora, prima di cominciare a fare un giro ovunque, ci sono altre attrazioni interessanti che voglio assolutamente fare, ma voglio andare al centro del lago, dove si vede bene tutto il World Showcase, e dare un'occhiata al centro di Epcot per poi proseguire questo nostro viaggio. Anche se, già che siamo qua, possiamo dare un'occhiata veloce al padiglione del Messico, che già abbiamo passato prima. Cibo, chioschettino che apre alle 12. C'è il Food and Wine Festival 2021 al momento ad Epcot. Questa è molto bella, non ho idea di cosa sia. Gran Fiesta Boat Cruise, Mexico Attraction Shopping. Well, proviamo. Remember Me. Coco. Molto affascinante, mi sto per schiavitare. Wow. C'è un negozietto, sembra di essere in una città messicana, sembra davvero di essere tipo in Coco, la sera. Splendido. Mi ricorda anche una scena di... Che gioco era? Tomb Raider, quello nuovo. Potrebbe essere. Copricapi tipici. C'è anche un tequila bar, se non sbaglio. Fine Jewelry Accessories. Gran Fiesta Tour. Qua c'è il boat ride, quindi andiamo a vedere. E qua puoi mangiare all'interno. Che bello. Stupendo. Gran Fiesta Tour. Bello. Questo però è per cenette romantiche, tipo. Ed eccola sotto le barche. Perfetto, non c'è neanche coda praticamente. Quando non so, di solito resto bello stupito, quindi vediamo. Wow. Cioè, immaginatevi mangiare lì. Ci sono tutti i personaggi in giro per il mondo. È tipo una specie di It's a Small World. Bellissimo l'effetto. Carina, nulla di che, però piacevole, molto rilassante. Io preferisco mille volte le dark ride a coaster, quindi apprezzo sempre. E questa zona è stupenda. Ok, proseguiamo. Come dicevo prima, proseguiamo verso il centro. Qua volendo c'è anche il trasporto per arrivare dall'altra parte del lago, anche se adesso mi sembra piuttosto chiuso, quindi non so se è attivo. Ah no, eccolo. Ecco qua, World Showcase, il lago con tutti i padiglioni intorno. E dall'altro lato la sfera di Epcot. Qua c'è Test Track, che adesso poi andremo a fare, ma volevo dare un'occhiata a questa zona, perché qua c'è la zona legata al mondo dello spazio e in particolare ha appena aperto il nuovissimo ristorante Space 220, che è il nuovo ristorante dove effettivamente ceni o pranzi su una navicella spaziale. Sono le finestre che sono schermi e danno sullo... cioè deve essere qualcosa di magico e incredibile. Vorrei farci un video sul primo canale su quel ristorante. Ne approfitto per guardare che cos'è Space Mission. Ah, credo sia un simulatore, me ne aveva parlato Jack. Mi ha detto che fa venire un sacco la nausea di non fare quella arancione, se non sbaglio. Non fare Mission Space, quella arancione. Non farlo, fidati. Che è quella che farò, però. Vediamo se Jack aveva ragione. E questo, in teoria, è lo stesso concept di Space a Movieland, attrazione con Mission to Mars, che è l'attrazione che aprirà in teoria nel 2022, se tutto va bene. E il concept è proprio quello di quello che sto per fare adesso, quindi così potrò compararle. Vediamo. Figata. Tutta la nave spaziale. Che roba folle. Sono spaventato. Mi hanno detto tutti che è veramente tanto, tanto intensa. Sono in ansia, onestamente, per la prima volta dopo anni. Macchinario assurdo. Appena fatta Mission Space,
carina, gli schermi potevano essere un po' più ad alta risoluzione, però ci sta perché comunque è un lancio spaziale, simulano il viaggio dalla Terra a Marte, di una crew spaziale, fanno premere dei tasti anche se effettivamente non servono a nulla, perché il video va comunque, non è come nella Star Wars Land, che effettivamente cambiano il corso dell'avventura leggermente, in questo caso no, però molto affascinante. Me l'avevano descritta come una roba assurda, in realtà, insomma, nulla di così intenso, per il mio gusto personale. Io reggo anche abbastanza, però, motion sickness e tutte queste robe qua, per ora almeno, quindi, però, poi se la fatite invece fate attenzione, o se non vi piacciono gli spazi chiusi perché siete molto vicini alla console, tutto buio, quindi se soffrite di claustrofobia, meglio di no, però molto molto carina. Non pensavo. Tra l'altro sponsorizzata by Chevrolet. E vedo ogni tanto in Italia gente che si lamenta se Gardaland sponsorizza il Transgardaland Express con, non so cosa sia adesso, Pandora, Intesa San Paolo, non lo so. È normale. Poi se mi argomenti la lamentela dicendo, però almeno adesso che hanno lo sponsor potevano aggiungere qualcosa, allora è un altro discorso. Però in ogni caso capisci che è normale. Servono soldi per la manutenzione ed è un buon modo per farne. Non lo trovo così fastidioso o invasivo. Ma poi chiaramente c'è modo e modo di farlo, ma... C'è anche il single rider e volevo capire se era attivo, vediamo. Io non ho mai fatto test track, ma ho fatto la versione di California Adventure, il parco Disney in California, che è a tema Cars, e mi era piaciuta tantissimo, però era veramente ben tematizzata. Questa non so come sarà, ma lo scopriremo, vediamo, sono curioso. Queste sono le auto, ed è una delle attrazioni che si rompe più spesso, infatti spesso è in manutenzione. Le ruote sono ruote vere e effettivamente vengono utilizzate sul tracciato, e quindi si consumano e devono cambiarle molto molto spesso. Ovviamente un po' di pubblicità a Chevrolet, giustamente, niente male. Super sponsor. Esci praticamente in uno showcase di Chevrolet. Dov'è l'uscita? Grazie. Che macchinoni giganti, sono dei camion. Carina test track, molto piacevole. Più bella la versione di Cars, secondo me, molto più bella perché è più tematizzata. Nell'attrazione sali su quest'auto che fa diversi test per diverse condizioni, dal prototempo alla frenata, all'accelerazione, e tu fai questi test all'interno della macchina. Ad un certo punto esce dall'edificio e fa un test di accelerazione in cui arriva fino ai 100 km/h. E su un veicolo del genere li senti, perché comunque è un'auto fondamentalmente, quindi è molto particolare, diverso dal solito, e mi è piaciuto molto, bello. Bello. Ora qua tra l'altro c'è anche Soaring, che è una delle attrazioni che ho più amato a California Adventure, perché c'è anche là. Sono curioso di farla pure qua. Ma ora ho visto Creation Shop e ho detto, beh, facciamo un girettino qua dentro. Palate di roba di Halloween. Vendono anche addirittura i jeans qua, o pantaloni. È fighissimo. Questa maglietta mi piace un sacco. Sono molto tentato, magari stasera. Giocattoli, altre magliette. Veramente palate di merchandising ovunque qua. E poi ovviamente ci sono sempre le pins, quindi le spillette, che puoi potenzialmente scambiare anche con i cast member. Insomma, c'è tutto un mondo dietro le spille, anche a livello collezionismo. E ci sono anche quelle del 50esimo in esclusiva. Molto carine. Ok, Spaceship Earth. È davvero immensa. E qua passa la monorotaia invece, che attraversa Epcot. E sono esattamente sotto la sfera. E ora mi metto in coda. Scorre abbastanza, Poca voglia di stare al sole. Tra l'altro, come vi dicevo forse inizio video, qua ci ha lavorato Claudio Mazzoli. E ora vi faccio vedere il dipinto che ha fatto lui e che ancora è presente. Orgoglio italiano. Eccolo che si intravede. Ed ecco il capolavoro firmato Claudio Mazzoli. Da anni qua all'ingresso di Spaceship Earth. E nel video sulla sua storia che trovate qua sul canale racconta come lo ha realizzato. Veramente assurdo. Grande Claudio. Questo è il sistema di veicoli. Continuo quindi. E vediamo un po' come sarà. Poi mi ha fatto scegliere la lingua e poi mi spiegherà robe, immagino. Ti raccontano la storia della razza umana. Bellissimo. Salamo. Oddio, questo è proprio la valle dei Re Vibes. Mi sembra di essere a Gardaland. Veramente fighissimo. Cioè, la valle dei Re all'epoca era più o meno a questo livello, un po' meno, ma chissà Jumanji. Sta parlando di un incendio e c'è odore di fumo, effettivamente. Pazzesco come usino anche gli odori qua. Oh,
c'è anche Steve Jobs nel suo garage. O Steve Wozniak, un dei due, insomma. Wow. Questo è il tetto della sfera. Oddio, che spettacolo, è geniale. Questa discesa è molto ripida, quindi ti mettono al contrario e vai all'indietro, così non scivoli in avanti. Wow, ho amato veramente tanto questa attrazione, la voglio rifare subito. Non sto scherzando, vado subito a rifarla. Sarò vintage io, ma... E poi una volta uscito ci sono diversi giochetti, sempre legati al mondo del futuro, che puoi goderti. Bello, veramente bellissimo. Io amo queste cose rilassanti, l'ho fatto due volte. Ora direzione Soarin', altra attrazione spettacolare. Almeno quella in California mi era piaciuta molto, vediamo questa. Devo di nuovo girare intorno a tutto il cantiere. Mentre mi dirigevo in là ho trovato questo padiglione legato a Nemo e non so cosa sia. Non so se è uno show, un'attrazione. Questo è il bello. Travel... Ah, ok, sì, una dark ride. Bene, bene, bene. Vediamo. C'erano 5 minuti di attesa, quindi direi che non si può saltare. Epcot è pieno di dark ride, io lo amo. C'è solo questa coda, è stupenda. Questo è il sistema di treni, tipo Haunted Mansion. Vediamo, vediamo. Oh, science is great, there's so much to know. Please watch some. No, oh, le meduse. Ci sono anche animatronics oltre schermi, ovviamente. Aspetta, ma è un acquario vero? Qui hanno la proiezione. Non lo so, sono confuso. Oh sì sì, un vero acquario. Assurdo. Pazzesco. Mi stupiscono ogni volta. E qui puoi goderti l'acquario effettivamente. Ma non ci posso credere. E chi se l'aspettava questa? Porca miseria. Cioè capite, tu entri in un'attrazione e dici vabbè, sarà una dark ride, e poi a un certo punto vedi un acquario vero. Andiamo a vedere. Questo è il Rehabilitation Center. Ed ecco il resto dell'acquario. Io ancora non ci credo. Quello sta fermo lì. Oh, questi sono delfini. Certo che questa ci stava ad Animal Kingdom, però, eh. Guardate quanti pesci che hanno. Io non ci posso credere. È incredibile come continuino a stupirmi. Io non mi spoilerò niente proprio per questo motivo, perché poi entro in un'attrazione dicendo vabbè, proviamo. E inizio dicendo vabbè, è una dark ride, ok, tranquilla, anche non troppi animatronics, nulla di che. Poi a un certo punto compare un dannatissimo acquario e rimango a bocca aperta. E non è una... cioè, è solo un acquario alla fine, nulla di che. Però il fatto che non te lo aspetti, ci sono i gabbiani che dicono hi. Il fatto che non te lo aspetti per me fa totalmente la differenza. Ora ve l'ho spoilerato. Ops. Ok, continuiamo il nostro cammino verso Soarin'. Comunque questo parco mi sta piacendo veramente, veramente tantissimo. Vedo l'ora che sia sistemata anche tutta questa zona, perché devo tornare per vederla, perché veramente sto amando questo parco. Vero che ha anche tempi di attesa più bassi e quindi te lo godi un po' di più con più calma, eccetera. Magic Kingdom forse ancora al primo posto, ma questo sta subito dietro, mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Ah, dovrebbe essere qua, Soarin'. Ed è tutto così magnifico. Immaginatevi fosse diventata veramente una città, con la monorotaia. Queste sono tutte le attrazioni qua dentro questo padiglione. Sembra tipo un centro commerciale. A pranzo ho mangiato nello spazio, ma ve l'ho raccontato sull'altro canale. A cena dobbiamo ancora decidere, quindi vediamo un po'. Questo è Awesome Planet, 2 minutes until next show. Credo sia solo un cinema, Vediamo. Vi racconto una volta uscito. Molto carino, è un video che racconta il nostro pianeta sostanzialmente, narrato da Phil Dunphy di Modern Family. Lui è super bravo e si parla semplicemente del nostro pianeta, di come possiamo aiutarlo e preservarlo anche per il futuro. Bello, mi è piaciuto, devo dire. Ora facciamo o la Living Boat Ride oppure Soarin'. Ho deciso di fare la Boat Ride, c'erano 20 minuti, vabbè insomma, tanto era da fare, quindi questi sono i veicoli. Welcome to our living laboratory, where scientists from Epcot. Appena finito il Living with the Land ed è questo giro che inizia come una dark ride all'interno delle fattorie americane, ti spiegano un po' di cose sulla coltivazione e poi continua ed esci nelle serre vere e proprie del parco, dove coltivano il cibo che poi si mangia all'interno del parco e sfruttano metodi innovativi per la coltivazione in collaborazione anche col governo americano per sviluppare nuove tecniche innovative che permettono di consumare meno, non usare pesticidi nocivi. Per esempio usano un sacco di insetti che loro inseriscono nell'abito
habitat della serra per prevenire le malattie alle piante e mangiare i batteri che possono portare problemi alla coltivazione. Mille idee da questo punto di vista per un'agricoltura sana e senza robe nocive e chimiche. Veramente molto affascinante. Ed è venuto il momento di Sorin, quindi per di qua. Sorin l'ho fatto anche a Disney California Adventure e quindi immagino questo sia leggermente diverso. Vi dirò quale è meglio secondo me alla fine. Ed è un viaggio all'interno del mondo, è una sorta di simulatore gigante dove sei seduto su queste strutture che si muovono verso lo schermo è tondo e ti senti immerso totalmente e voli all'interno dei diversi paesi del mondo. Ci sono anche profumi e altri elementi, vento, acqua all'interno. Mi era piaciuta molto, vediamo. Soaring around the world. Quello blu è lo schermo ed è gigantesco. Guardate che roba immensa, questo è il macchinario. Folle. Ed eccomi ritornato, fatemi uscire e vi racconto. Appena uscito da questo padiglione, veramente, veramente tre attrazioni bellissime. Epcot, ne parlavo adesso con Davide Noto di Parks and Fun, è molto particolare. Lui diceva o lo ami o lo odi e sono abbastanza d'accordo, io lo sto amando alla follia perché è tutto molto tranquillo, rilassante, tantissime dark ride di diverso tipo senza dei veri e propri brand Disney, o meglio stanno arrivando pian piano e ci saranno sempre di più secondo me, come è normale che sia, e va benissimo. L'attrazione di Frozen è stupenda, anche perché proprio le canzoni, la colonna sonora di Frozen è veramente bella, ma sono tutte robe diverse da quello che uno si aspetta e per molte persone secondo me potrebbe essere addirittura brutto Epcot. Se siete amanti dei coaster, delle emozioni forti, forse non fate troppo per voi, ma se amate le culture diverse del mondo, volete esplorare con calma tutti i padiglioni, godervi queste attrazioni che ripercorrono la storia ma anche danno informazioni sul mondo attuale a livello agricoltura, come abbiamo appena visto, o altre robe di questo tipo, ecco, in questo caso ve lo potrete veramente godere. Detto questo, ora c'è Journey into Imagination. Ah, ho capito, questa me la ricordo dal documentario, che è qua dentro. E questa parte del parco bassa è quella che ha tutte le attrazioni. Andando avanti, giriamo sostanzialmente il lago, ci sono tutti i diversi paesi, ma molte meno attrazioni. Ma adesso arriviamo anche a quella zona lì. È grosso Epcot. Journey into Imagination. Non c'è neanche scritto il tempo di attesa, forse perché non c'è attesa. Attrazione inizialmente degli anni 80, per cui la gente si è spaventata all'inizio perché ti rimpiccioliscono e sembrava talmente realistico che la gente aveva paura. Ovviamente non è la versione originale, è stata modificata, sistemata, aggiornata durante gli anni. Però sono curioso. Here's, it's about listening with your imagination. Come on in. Ci sono tantissime uscite di attrazioni che hanno un sacco di giochini vari qua ad Epcot, che è molto interessante comunque. Piuttosto affascinante, è un viaggio all'interno dell'immaginazione con questo draghettino Figgins che fa casino qua e là, particolare, ma mi è piaciuto anche questo. E qua dietro le mie spalle c'è una roba della Disney Pixar, un'altra attrazione, quindi già che ci siamo andiamo a farla. Disney Pixar Short Film Festival, vediamo. Credo facciano semplicemente vedere dei corti Pixar e sono tipo da solo. Questo è il teatro. Pensavo fosse una fregatura subito, in realtà molto carino anche questo. Erano due corti Disney e uno Pixar. I due Disney, scusate, ma ho dovuto schivare dell'acqua che mi stava per colpire. Ho avuto dei buoni riflessi, devo dire. I due Disney non li avevo mai visti, il secondo di un cagnolino, vi lascio qua il titolo perché non me lo ricordo, molto carino. Quello di Pixar è Piper, che avevo già visto, monorotaia, ed è stupendo, dolcissimo, uno dei corti più dolci che io abbia mai visto in vita mia. Se non l'avete visto c'è su Disney Plus, credo anche su YouTube, guardatevelo perché è splendido. Tutti i corti erano in 3D, il primo super interattivo, proprio c'è Topolino che interagisce proprio con lo schermo, da un corto originale disegnato a mano, poi diventa, esci dallo schermo, insomma, non sto a spoilerarvelo, ma è molto carino. E gli altri due invece hanno degli elementi, luci, aria, che interagiscono con te nel teatro, quindi non è un normale, ecco, cinema. Come al solito c'è quello pizzico di magia in più. Bene, ora sono le 18.03, io sono ancora nella parte bassa del parco, devo fare tutto il giro intorno a World Showcase, quindi tutto il lago, e non credo ci saranno molte attrazioni lassù, però ci sarà un bel po' di roba da vedere, quindi è ora di partire e andare, almeno credo. Tra l'altro in questo periodo c'è il Food and Wine Festival in giro per il parco, ci sono degli stand dove puoi prendere del cibo. Questo nella parte del lago, ecco, non la parte bassa.
E dicevo, sì, sono le 18, ma il parco è aperto fino alle 22, quando poi ci sarà lo show finale. E quindi, insomma, vado a farmi un giretto, tanto ho ancora tempo. Bella questa fontana che risale questo muro. Vi dico, è uno dei parchi che davvero mi sto godendo di più e che mi sta stupendo di più. Non l'avrei mai detto, mai. Proseguiamo al fianco ai cantieri e dirigiamoci verso World Showcase. Qua c'è il Food and Wine Festival, questi sono tutti i chioschetti. Direi che di gente comunque ce n'è. Pensavo molto meno nell'area dove sono stato tutto il giorno praticamente, l'area principale. C'è molta meno gente. Gli americani vanno pazzi per il cibo. Con tutti i padiglioni. E in teoria mi diceva sempre Davide che c'è un librettino che puoi prendere, su cui puoi segnare tutti i cibi che prendi dai diversi chioschetti nelle varie zone. Qua c'è Apple Seed Orchard. Questa è una steakhouse che sta là dentro, direi. Scusa, io devo fare un video. Grazie. Sembra di essere veramente in altre parti del mondo. Non so neanche dove sto andando. Northwest Mercantile Trading Post. E qua si vede tutto Epcot, wow. Ok, sì, no, rettifico, quello che ho detto prima che c'era poca gente, no, il cavolo. Proprio per il cavolo. Ci sono dei profumini incredibili. Questa cos'è, la zona inglese? Pub, direi proprio di sì. Qua forse c'è un'attrazione, o no? Voglio vedere qua dove si va a finire. Penso da nessuna parte, però ovviamente tutti i negozietti da cui puoi prendere prodotti esclusivi di qualsiasi tipo, tutti tematizzati chiaramente. Magliette della Guinness. Questa è tipo un po' ubriaca, sta facendo un test. Perfetto. Ma c'è una tizia che canta con un accento britannico, giustamente, in questi giardini. Carino. Ok, proseguiamo. Si intravede il padiglione della Francia con la Tour Eiffel proprio laggiù. Ecco, ora mi confondono, non so da che parte andare. Qua c'è il padiglione della Francia, quindi credo andrò qua e poi torno indietro e proseguo da questo lato. Ma che bellezza i canali. Sembra di essere veramente in Francia, fa quasi paura. Questa immagine è stupenda. Tra l'altro dimenticavo quasi che c'è anche l'attrazione di Ratatouille, che vi ho fatto vedere nel video di Disneyland Paris. Io l'ho fatta là, quindi qua la salterò, è la stessa attrazione. Anche perché c'ha la coda virtuale. Alla coda virtuale devi prenotarla alle 7 del mattino dall'applicazione. Cosa che non ho fatto perché stavo dormendo ed ero molto stanco, ma appunto, avendola già fatta, la salto senza problemi. Ogni tot ci sono queste piazzettine. Ecco, siccome la struttura dello show è girata di là, cioè, da qua c'è lo spazio per vederlo, ma sei tipo dietro, non so se... Boh, lo scopriremo dopo. Battellino per fare il giretto sul lago e padiglione della Francia. Ah, ok, andando dritti c'è solo la stazione delle... Come che si chiamano? Questa stazione qua, che credo ti porti verso gli hotel. Quindi siamo nel posto giusto. Anche qua palate e palate di persone. Altri chioschettini. È incredibile che atmosfera magica ci sia a Disney, in qualsiasi parco Disney. Laggiù c'è l'attrazione di Ratatouille, che come vi dicevo salterò. Casettine, francesi, negozi, ristoranti. C'è anche il padiglione dell'Italia, eh. Dovrebbe essere molto piccolo, ma a breve poi ci arriveremo. Qua c'è la Disney Police, le Chef de France. Quindi questo in teoria è il fondo del lago. Ok, chiaro. Unico appunto che devo fare è quel grosso capannone là dietro. Andrebbe coperto con qualcosa. Proprio quello. È proprio brutto e non c'entra niente con la bellezza del resto. Ah, laggiù è il Messico dove ero prima, all'inizio. Ok. Mi sto più o meno orientando. Qui siamo nella zona araba? Direi di sì. Non mi dispiacerebbe mangiare arabo stasera. Vediamo. Il cibo non manca. Spice Road Table. Con tutte le spezie. Che meraviglia. Qua c'è il menù. Qua si entra nella città. Non so quanto sarà profonda, poco, ma andiamo a vedere. Classica fontana araba. Bellissima. Ristorante, cibo, cose. E qua entriamo. Marocco. Dai, ma è fichissimo. Ok, ora sono in Uncharted 2. Lo so che lo cito tantissimo, ma è che mi piace proprio tanto. Guardate che meraviglia anche il locale qua. E sei immerso in un altro mondo nel giro di 30 secondi. Qua c'è un altro ristorante. E qua si arriva alla fondo, alla fine. C'è un passaggio, ci sarà un'uscita. Ah sì, nel locale dove eravamo prima. No, beh, è incredibile.
Che poi non capisco perché continuo a stupirmi. Cioè, sono semplicemente fatti benissimo. Ma come altro dovrebbero essere fatti? Cioè, non dovrei stupirmi per... Dovrebbe essere tutto così il mondo. E invece no. Però wow. Proseguendo, direi che stiamo arrivando verso l'Asia. Giappone o Cina? Direi Giappone, sì. L'arco laggiù è... Aspetta, no. Grecia? What? Ok, prima c'è uno stand della Grecia. Ma è proprio solo uno stand. Amo anche la cucina greca. Ah, ecco, vi faccio vedere al volo una mappa, giusto per farvi capire. Qui da dove siamo entrati stamattina, questa è tutta la zona cantiere che diventerà splendida. Test Track, il ristorante spaziale. Altre attrazioni che abbiamo fatto adesso, qua c'è la zona Pixar, l'ultima che abbiamo fatto. E poi si prosegue col Canada. Ecco cos'era, era il Canada la prima. United Kingdom. Qua c'è il gateway per andarsene. Francia, Marocco, Giappone, in cui siamo adesso. Poi The American Adventure al centro, vabbè, sono americani, ci sta. Italia, Germania, Cina, Norvegia, Messico. E noi eravamo qua, abbiamo iniziato qua il video da Frozen. Bello grosso comunque Epcot, eh. Questa è la parte delle attrazioni, questa è la parte del mondo, che pian piano popoleranno di attrazioni, immagino, ma per ora ce ne sono poche. C'è quella in Francia di Ratatouille, che è la più nuova, e poi Frozen qua, e il resto sono sotto. Ok, proseguiamo quindi verso il Giappone. Anche la vegetazione proprio urla Giappone da tutte le parti. Poi con questa Golden Hour è splendido, più di quanto non lo sia già normalmente. E nei diversi negozi dei paesi ci sono prodotti importati dal paese stesso. Ma di tutto, eh. Da peluche a zaini, cibo, qualsiasi cosa. Questo è quello giapponese. Ed eccoci in America. Bello, bello, si vede anche la luna bene. Qua c'è un teatro in cui fanno performance dal vivo, direi, a giudicare dagli strumenti. E poi palati di gadget e cose da comprare oppure cose da mangiare. Qua c'è una mostra chiamata American Adventure. Questa è una smokehouse. Ma noi proseguiamo. E stiamo arrivando nella zona italiana, che è molto molto piccola, però vediamo cosa hanno costruito. Direi Venezia principalmente. Enoteca Castello. Direi che ci danno dentro col vino qua. Gelateria Toscana. Insomma, c'è un po' di tutto. Sì, qua vino a volontà, un piccolo stand. Piazza San Marco, un po' più piccola, però insomma. Prosegue. Pizzeria. Ho voglia di una pizza. Forse potrebbe essere il posto giusto per continuare a cercare la pizza migliore nei parchi divertimento. È un po' che non provo una pizza in un parco divertimento. E qua Epcot potrebbero giocarsela, padiglione italiano. Sembra comunque altissima, con la falsa prospettiva, che sfruttano sempre. Ah, mi sento a casa. Cioè, più o meno in realtà. Non lo so, ha comunque qualcosa di molto americano questo posto, indipendentemente dal fatto che c'è scritto Italia. Allora, la pizza. Ho appena visto una pizza qua e aveva una faccia terrificante. Guardate che roba. Ho seriamente paura. Andiamo a vedere in questo posto che si chiama Via Napoli, Napoli Pizza, quel che è, insomma. Se magari un po' più bella, ma a giudicare da quello che stanno mangiando anche laggiù, male, male, male. Pizza traditional, pizza peperoni è la prima. Fa molto ridere questa cosa. Margherita la seconda, $7.50, e poi cannolo siciliano. Così a caso. Vediamo un po'. Ah, pizza al taglio laggiù, ok. Ho paura che sia meglio lasciar stare la pizza. Cioè, è veramente spaventosa. Sì, no. È tipo quella che avete visto poco fa da quelle due ragazze che ce l'avevano. Anche quelli seduti al tavolo stanno mangiando la stessa roba. Però è la pizza al taglio quella, quindi è ancora diversa. Là al tavolo c'era una che aveva un'altra pizza ed era comunque terribile a livello di faccia. Per cui, vabbè, noi continuiamo il nostro giro intanto, poi capiamo. No, vabbè, ma che bello. Walt Disney amava i trenini giocattolo. Credo che questa sia la Spagna. Oh, yes. Ah, questo è ancora più piccolo rispetto all'Italia. Ovviamente, come al solito, super ristoranti, cibo e merchandising. Mamma mia, che profumo fortissimo di cioccolato, di popcorn, non lo so. Siamo comunque della Germania adesso. E guardate il lago, che stupendo che è. Aspettate, vi faccio vedere. E subito dopo arriviamo in Kenya con di nuovo cibo tipico e shop. Alberi molto imponenti, come giusto che sia. È così bello e rilassante passeggiare attraverso le diverse culture del mondo, con profumi, odori, suoni che cambiano costantemente. Magnifico. E intravedo la Cina. Questo video potrebbe diventare un video in silenzio mentre cammino all'interno di Epcot. C'è talmente tanta roba da vedere che potrei star zitto e basta.
E poi dove è cominciata la fila di Frozen stamattina? Siamo tornati alla Norvegia. Bello. Direi che proseguirò verso l'ingresso. E poi ci resta capire se farò cena, e nel caso ve la mostro. E poi lo show finale, che sarà qua. Queste sono le scene effettive dell'attrazione di Ratatouille. Stanno spoilerando tutte. E questa è una zona dove c'è il modellino di Epcot. Che mostrano un po' quel che è effettivamente Epcot. E quello che sarà, questa è la parte che adesso non c'è ancora, che stanno costruendo e sistemando adesso. Lo show di stasera, non vedo l'ora. Io amo gli show cantati. Penso mangerò qua in questo stand vegano. Questo è un chai tea gusto cannella, veramente buonissimo, freddo ovviamente. Eccoli là che cuociono. Ed ecco l'Impossible Burger, è veramente minuscolo. Perché è uno dei chioschetti che ci sono in giro. Io pensavo fosse comunque accettabile e invece è minuscolo. Pagato $12 per tutta questa roba. Questa sarà comunque la mia cena. E poi ci sarà lo show finale. Impossible Burger, tra l'altro, l'ho provato la versione di Starbucks, che però è più sottile. Questa è quasi impressionante quanto sembra carne. Da noi c'è più Beyond Meat, è arrivata di più. Impossible è più diffuso qua invece. Questo Twinings ha esattamente lo stesso gusto del succo di zucca, proprio palese. Quanto è bella la cupolona di Spaceship Earth al momento. Ora mi recupero un cookie, un chai tea latte e mi trovo una posizione per lo show che comincia tra un'oretta e mezza. Appena finito Harmonious, lo show finale, a livello fuochi d'artificio molto ben fatto, forse un po' più bello rispetto a quello del Magic Kingdom, ma ci puntano un po' di più, c'è un momento in cui sparano i fuochi intorno al lago, come avete visto, da tutti i lati, anche da sotto di te, che è molto spettacolare. Bello anche l'uso dell'acqua, non male, anche se credo che se sei negli altri punti del lago vedi solo i fuochi ma non le immagini, non che però le immagini siano fondamentali onestamente. E riguardo lo show, la scelta delle canzoni secondo me è un po' debole, cioè hanno scelto pezzi, alcuni non li ho neanche riconosciuti, o comunque pezzi dei film ma secondari, è anche un po' un insieme, una cozzaglia senza una vera e propria storia. Mentre se anche solo nello show che fanno adesso a Magic Kingdom, quello nuovo, c'è comunque un filone narrativo con l'inizio, poi i cattivi e poi di nuovo i buoni e poi... Qua no, è proprio un insieme di canzoni, musica ed effetti speciali che ci sta, ma... Quindi carino, ma nulla di che. Quello che facevano prima qua era molto meglio. Secondo me sarebbe carino se mettessero a usare dei droni, cosa che sicuramente faranno a un certo punto, ma qua sul lago renderebbero tantissimo, potrebbero giocarci veramente tanto. Ho visto alcuni concerti in cui stanno cominciando a usarli e sono pazzeschi. Quando arriveranno faranno robe fuori di testa, qua. Davvero super bella.
Comunque, che dire, Epcot mi è piaciuto veramente tanto. È stata una sorpresa, non me l'aspettavo proprio. E devo dire che se devo fare una classifica dei parchi Disney qua a Orlando, per ora togliendo i water park, Epcot sta al secondo posto, mentre al primo posto troviamo Magic Kingdom, al terzo posto Disney Hollywood Studios, principalmente per l'area di Star Wars, ma anche le altre attrazioni mi piacciono molto, anche se la metterei al pari di Animal Kingdom, che comunque è molto bello, è semplicemente un'esperienza molto diversa. L'area di Avatar è bellissima, mentre il resto del parco è più parco safari, in buona parte. Super bello, ma se devo fare una classifica direi più o meno questa. Questo è quanto da Orlando. Noi ci rivediamo molto presto, sempre qua su Efrem's Adventure.